canto più. Una musica suona, sei tu. Ti vedo come allora, fa tanto male a cuore, i tuoi capelli biondi biondi, le tue carezze belle. Lo canto del cuore e quello del rene, ormai clinicamente acquisiti, dopo i recenti riusciti esperimenti su polmone e su fegato, il trapianto che lei mi chiede può sicuramente essere realizzato con successo. Ora, l'unico vero e autentico problema è che trattandosi di trapianto da vivo a vivo, esiste la difficoltà di trovare il donatore. $1.600.000. Ok. E quanto fa? 1.000.000.000 lire. Sì, credo che tutte le difficoltà saranno superate. E sarà merito suo se la scienza farà un altro passo avanti nel progresso umano. Ja. Il computer della nostra clinica non può sbagliare. Signori, queste schede sono il risultato di migliaia di dati che noi abbiamo ricevuto dalla nostra organizzazione capillare e che il cervello elettronico sta selezionando. Il risultato di questa selezione ci indicherà i soggetti i cui requisiti biologici corrispondono a quelli richiesti da noi. Ed è qui, signori, che comincia il vostro compito. Toccherà a voi avvicinare ogni soggetto precedentemente individuato e persuaderlo a diventare il donatore. Non sarà mica semplice convincerlo. Oh, state tranquilli, signori. I candidati donatori saranno tutti scelti seguendo un criterio particolare. E la somma che potrete offrire è così alta da rendere il vostro compito estremamente facile. C'est moi, pour l'outil de passe que vous cherchez. Dehors. Mais attendez, s'il vous plaît. Sinon, je vous massacre. Cochon, va donc se marier ta sœur. T'as compris? Que l'inizio est poco promettente. Tanti posti proprio lì lo doveva colpire. Ecco, la pretura è là. Signori, silenzio! Imputato, vada avanti. Silenzio! Signor, sì, signor. Che cosa fecero le ragazze? Il campamento! Come i militari soldati, mi stavi tranquillo a spaccare i legni e mi sudava. Basta,
Non occorre scendere ai particolari, è già abbastanza chiaro. È chiaro soprattutto che il mio cliente ha subito un vero trauma erotico. Diglielo, Bustolon. Mi non so del trauma erotico. Mi so che stavo lì tranquillo. E lui lo chiama star tranquillo. Ha fatto l'amore con tutte e sette. Io ero innamorato, erano tutte fidanzate uguali per me. Ecco, proprio l'amore, signor pretore, lo aveva reso un uomo sereno, tranquillo. E quando quelle ragazze con la loro tipica mentalità svedese e pagana, dopo aver abusato di lui, stavano per andarsene quasi senza neanche salutarlo, allora... Imputato Rocco Bustolon, vi condanno a pagare i danni causati, che ammontano a 867.500 lire. Mi non gugnanco una lira, che aver capito! Non voglio in prigione! Stia calmo, noi siamo qui per farlo diventare ricco, ricchissimo. Mi? Sì, lei. In cambio di cosa? Un trapianto. Forse sarà meglio fargli un disegnino. È tuo papà? Ma chi sono quelli? Boh. Pa, 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 pa. Guarda un po' qua. Ti piace? Bravo bambino, sei un vero sudista sei. Chi è? Oh, scusi. No, niente. Desiderano? Lei e il signor Dario Barbieri? Sì, sì. Stavamo giocando, sa. Sono tutti i suoi? Sì, perché? Ne è sicuro? No, volevo dire complimenti. Grazie. Noi siamo della Schweizer Weisshaus di Zurigo. Ho capito, ma adesso non ho tempo. Ho tanti di quei problemi in questa casa, sapeste, con tutti questi bambini. Oh, se siete venuti per i medicinali, poi. Noi siamo convenzionati con la mutua. Vieni, Simone, a mangiare la pappa bella. No, poi in quanto ai detersivi, insetticidi, non so, topicidi, velenicidi, abbiamo tutto, su. Vero, cara? Questa è mia moglie Adele. Piacere. Non abbiamo bisogno di niente, grazie. No, no. Noi non vogliamo offendere. Anzi, in un certo senso è il contrario. Scusi, no, non capisco. Complimenti, signor Barbieri. Il suo nome è stato scelto tra migliaia di concorrenti. Ragazzi, abbiamo vinto il concorso! Finalmente, ragazzi, era ora. Sa, noi partecipiamo a tutti i concorsi e non ci azzecchiamo mai. Papà, che abbiamo vinto? Un autobus, non lo so. No, guardi, non si tratta di questo. Ma non è per il premio? Non esattamente. Ah. Chi non dà, non riceve. Scusi, potremmo restare soli? Prego. Grazie. Grazie. Molto gentile. Dunque, volevamo dire a lei che c'è un signore molto ricco che non può avere figli. No. Però, se si sottoponesse ad una facile operazione... Oh, guardi, facilissima, sa. Beh... Quale signore? Ma quello ricco, ha tanti di quei miliardi, che uno lo darebbe volentieri a chi lo aiutasse. Darebbe un miliardo? Per fare l'operazione. Oh, e io che c'entro? Scusi, no, non sono mica un chirurgo. Legga. Prego. È la più celebre clinica svizzera, specializzata in trapianti. Fede? Anche i giornali hanno parlato della sua eccezionale fecondità. 14 figli in 12 anni di matrimonio.
Fino alle Ducati. Non voglio che ascoltiate le porte. Andate via, su, svelti. Mamma, lo sai che vogliono fare l'operazione a papà? Che? Se ho capito bene, gli vogliono levare le adenoidi. Le adenoidi? Eh. Andate via, su, presto. Filare? Anche tu, su, andiamo. Qual è la sua risposta, signor Barbieri? Allora? Vogliono seguirmi? Da questa parte. Grazie, grazie. Prego. Sì, sì, da questa parte. Fuori! Sì, sì, fa bene, ma se ci ripensa, telefoni a questo numero di Zurigo, per favore. Ho detto fuori! Si ricordi? Un miliardo è sempre un miliardo. Se per caso... Mascalzoni farabutti porci. Speriamo nel prossimo. Dove andiamo? In Sicilia. Ma passiamo le mani. Bacio le mani a voi. Caramelle, cioccolato. Chisto non compra mai niente. Buongiorno, signor Barone. Padre di creazione. Piano, con ordine, mi raccomando. Sono cemente questi bambini. Domenico! Domenico! Che volete, signor Barone? Quante volte te devo dire che il cesso è mio? Buongiorno, Don Laboni. Buongiorno, Ferruccio. E deve rimanere a mia disposizione a qualunque ora del giorno e della notte. Ma quale vostro è vostro, signor Barone? Ma come, Don Laboni? Il bagno non è mio. Una volta. Come una volta? Più niente vi rimase, vi dovete rassegnare. Don Liborio, ditecelo anche voi. Il signor sindaco ha dato precise disposizioni per l'uso del gabinetto. Senza chiedere il permesso a me. Ma quale permesso è permesso? Io ci vado a parlare subito con questo signor sindaco, immediatamente ci vado. Calmati, Ferruccio. Tanto più che questa mattina il signor sindaco tiene un'importante riunione del consiglio comunale. C'è consiglio comunale? Ah. E nessuno mi dice niente. Salve la vostra signoria. Buongiorno, signor Baroni. Buongiorno, don Ferdinando. Un giorno o l'altro da signorino mi devo decidere a farmi restituire i miei denari. Non paga mai, sono disgraziato. Non si può lavare o stare con la marrapa. E poi quell'incosciente
sotto la protezione di Don Galogero, eh. Buongiorno, Don Galogero, i miei rispetti. Godetevi il sole, Don Galogero. Il consiglio comunale è già riunito? Da poco. E allora? Perché non mi avvertisti subito, eh? Veramente? Che era, ma vuoi più bene? Ti voglio sempre bene. Mio marito all'ultimo momento lo decise e io come ti potevo avvertire? Ho capito. Se chi... Seduta straordinaria, eh? Mm? Sì, straordinaria. Bello sei. Bello. Silenzio! Come assessore al bilancio io mi oppongo! Ed io come sindaco le dichiaro che questa sovvenzione soddisfa un reale bisogno di tutti gli onesti lavoratori! Ma cosa mi parla dei lavoratori, lei? Ti piace stare con me, eh? Baciami ancora una volta. Ancora ne vuoi? Insaziabile. E non ritira l'offesa, caro signore. Io me ne vado. Aspetta che questo forse se ne va. Perché non hai il coraggio delle proprie azioni. E allora per dimostrare il mio coraggio, rimango. No, rimane, rimane. E allora sono io che mi rifiuto di continuare. Meglio così. La seduta è chiusa. Peccato. Sì, peccato. Breve fu. E aggiornata a domani. A che ora? Alle 15. Alle 15, hai sentito? A domani. Da te che puoi dormire. Eccomi, Maddalena. Signor Barone. Eri in attesa, Maddalena? Ansiosa. Te capisco. Quanta merce c'è da scaricare? Solo 5 casse. Mi? Pronta sono. Pronta anch'io, Maddalena. Eccolo qua. Vieni, mamma mia. Barone, quando ci rivedremo? Domani notte, col diretto delle 7:00. Non mi trattenere. Debbo andare, Maddalena. Me ne vado. Arrivederci. Scusate. 1 miliardo. Esatto, barone. A me? E naturalmente voi dovrete fare, diciamo, un piccolo sacrificio. Un piccolo sacrificio? Ma io per 1.000 milioni mi farei tagliare... Appunto. Allora, di che si tratta? Proprio quello che avete detto voi. No, no, io dicevo scherzando, per 1.000 milioni mi farei tagliare... Esatto, barone. Come esatto? Voi dovreste essere il donatore in un trapianto di gonadi.
Ma non ho capito, io dovrei veramente farmi tagliare... Per un miliardo. No, scusate, a me questa cosa non fa ridere. No, perché mi vengono in mente quelle cose che si dicevano fra ragazze, sapete? Per un miliardo te fareste fare... Oppure per un miliardo te fareste fare quest'altro. Invece, proprio vero, eh. E scusate, perché siete venuti proprio da me? La nostra organizzazione conosce esattamente la vostra possente attività erotica. Per esempio, le famose notti di Taormina. Ah, ecco. Si è saputo. E certo, sono state notti meravigliose. Indimenticabili. Notti caldissime furono. Insomma, notti che voi svizzeri neppure sognare ve potete. E quindi in questo caso io dovrei rinunciare ad altre eventuali notti. Per un miliardo? Per un miliardo. Un miliardo è una bella cifra. Noi conosciamo perfettamente le vostre precarie condizioni finanziarie. Anche questo sapete. Già. Sì, questo è vero. È inutile nasconderlo, ve lo dico sinceramente, io sono pieno di debiti. Mi trovo proprio, come si dice, con l'acqua alla gola, ecco. E ho capito, ho capito. Voi avete pensato che trovandomi io in queste condizioni... Avrei certamente accettato un'offerta di questo genere, vero? Proprio così, barone. E invece vi siete sbagliati. Perché a me un'offerta di questo genere non si pensa nemmeno di farla, va bene? Barone, la prego. Noi siamo qua per salvarla. Ma per salvarmi, voi per fame mi volete pigliare. No, 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 no. Siete degli avvoltoi maledetti. No. Questo siete, uscite immediatamente da questa casa. Barone. Non mi arrabbio, ma uscite immediatamente se non mi fate arrabbiare. Ci pensi. Ci ho già pensato. Uscite, non mettete più piede in casa mia. Tornate fra 20-30 anni e forse venderò. Un miliardo. Cosa da pazzi? Dammelo mio! Bambini! Bambini, fate i bravi che papà va portato i dolcini. Solo quattro. Sti svizzeri, ma fatevi gli orologi vostri. Io ho comprato questi giornali che si occupano di investimenti, quei quattro soldi, finanziatori. Va bene, allora proponete voi. Michelina. Michelina. Chi c'è in sala da pranzo? Zio. Zia e nonno. E perché? Anche tua moglie lo dice. Ma cosa vuole che rendono le case? Con le spese dei lavori, le tasse e le bilina che non paga. Ciao, Dario. Ciao, Dario. Ciao, cognatone. No, è l'unico investimento. È qualcosa di solido, caro mio, perché con la svalutazione poi ti ritrovi in mano un pugno di mosche. Mi permette? Io ho comprato questi giornali che si occupano. Ciao. Ciao. Cos'è, qualche anniversario? No. Allora li ha fatti venire tua madre. Sì, ma che ti importa? No, no, niente. Oh, fammi la cortesia di dire a Ubaldo di non chiamarmi cognatone. Va bene. Cognatone? Oh. Digli alla tua suocera quanto rendono gli immobili. Beh, in media il 3,5%. Hai sentito? E poi se viene il comunismo, se le espropria. Allora è meglio portare i capitali all'estero come l'industriale. Invece noi il miliardo l'abbiamo già in Svizzera. Meglio di così? Un momento. Ma di che state parlando? Eh? Ma niente, niente. Come niente? Scusate, niente. Ma non si può cambiare discorso. Perché? In fondo sono denari suoi. Ma la volete smettere di parlare di soldi? Qui ci sono in ballo cose ben più importanti, se permettete. Voi parlate come se Dario avesse già deciso. E basta con questi biscotti. Gli fanno male. Ma certo che ha deciso. Vorrei vedere che desse un calcio ad una fortuna simile. Un miliardo, mille milioni. Ma vuoi scherzare? Ma vuoi scherzare tu? È facile dirlo, ma l'operazione se la deve fare lui. E che? Con l'anestesia è come levarsi un dente. Ma non parlo di quello. E allora che cosa ha da perdere? Come cosa ha da perdere? Oh, da perdere. Dario, non essere volgare. Ma voi non pensate alle conseguenze. Ma che cosa gli può capitare? Al massimo gli può capitare di cambiare voce. Che ti prega? Che dica, parca andante? Nonno! Dario, no, ma cosa state dicendo? Voi non capite, cambia tutto. Completamente, anche nelle piccole cose. Se litighiamo, dopo come facciamo la pace? Con i milioni in tasca non si litiga più, vedrai. Io non ci penserei due volte, poi fare come vuoi fare. Bello sforzo, alla tua età... Beh, insomma, basta, siete una massa di egoisti. Ecco,
Brava, basta. L'argomento è chiuso, va bene? E dove vai adesso? Vado a dare le calecche ai ragazzi. 4 per tutti i 14? E se li passeranno? E non ti vergogni? Egoista. Egoista? Io. Buongiorno, don Galogero. E perché non mi risponde? Don Galogero! Ma chi saluta? Eh? Ah, gli avvoltoi, ma non l'hanno ancora capito. Avvoltoi. Questo siete. Ferme, ferme tutte. Lo cascio, un me bemolle, non un fa diesis. Signor Barone, buon passeggio. E ricominciamo dal numero 5. Questo romortorio, ragazzi, sveglia, più ritmo! Maestro! Maestro, la sua signora ci assiste. Sono, sono. Carmela! Eccomo qua, Cam... Oh, avvoltoi maledetti, ci dicisti, vero? Como, como? L'hai saputo anche tu? Certo. Tutto il paese lo sa che ti offrirono un miliardo. Sì, ma io rifiutai, Carmela. Mattia, ti fece piacere, eh? E me lo domandi. E si capisce che mi fece piacere. Se me leva da Tia, che mi rimane? La musica in piazza del Ramale. Che non ti piace, eh? A te ti piace la musica da camera, eh? Ebbene, fascisti, a rifiutare il miliardo. Forza, mi raccomando, mettiamocela tutta! Vogliamo concedere questo pista a mia moglie. Agli strumenti. Maestro, ma com'è? Prima a sua moglie la musica non si piaceva. Prima, ora invece ci piace. Cancio gusti. Se ne fa un godimento. Buongiorno. Potrei sapere, cari signori, a che cosa debbo l'onore della vostra visita? Voi sapete molto bene perché stiamo qui. Io? No, io veramente non so niente. Se non me lo spiegate, come lo posso sapere? Vogliamo i nostri denari. Ah, sì? Io non capisco che cosa vuol dire questa sciocca e improvvisa richiesta. Sacrosantissima richiesta, barone. Abbiamo aspettato anche troppo. E dovete aspettare ancora, signori. Come? Ora le cose sono cambiate. E in che modo sono cambiate queste cose? Sono cambiate. Ah, sì? Per quanto mi riguarda, le cose non sono cambiate. Io sempre senza denaro sono. Quindi, mi dispiace, non vi posso pagare. E io vi mando in galera. Perché i 10 milioni che vi prestai me li avete truffati. Prove inconfutabili ho nelle mie mani, caro barone. E per i miei 3 milioni, garanzie false mi avete dato. Don Peppino, voi mi siete testimone che il signor barone mai una lira mi ha dato, mai! Ma insomma, che cosa volete da me, eh? Se non pagate, e subito, in galera vi mandiamo. È chiaro? In galera a me? Certamente. E avreste questo coraggio?
dopo tutto il bene che la mia famiglia ha fatto sempre a tutto il paese. Bella riconoscenza. Sempre del bene l'abbiamo fatto. A cominciare dal mio capostipite, il barone... Dove lo portate il barone? A noi hanno dato ordine di portare via tutti i mobili. Ma chi l'ha dato quest'ordine? Ordini superiori sono, noi non c'entriamo, signor barone. E se portano il capostipite? Tutto se debbono portare. Anzi, il signor sindaco vi manda a dire che se non sapete dove andare a dormire, e c'è una branda nel solaio. Mi dispiace, signor barone, ma come sindaco esecutore di ordini sono... Tutti esecutore d'ordini, io non riesco a sapere da dove vengono questi benedetti ordini. Ma dall'alto, dall'alto... Dall'alto o da basso? Fate sapere a tutti che il barone di Filaruta non ci andrà mai nel solaio. No, piccione sono. Che paura. Barone carissimo, è un grande onore avervi nella mia casa. Non calogero. Vi dovrei parlare. E allora? Scusate, don Calogero. Volevo sapere una cosa. Vi ho forse fatto qualche torto, io. Nessun torto, barone. Beh, e allora, perché avete dato quegli ordini? Preferite la marena o gradite una menta? Beh, una menta, una menta. Fate bene. Grazie. Rinfresca. Sì. E allora, don Calogero? Voi non avete mai visto il mio giardino? No, mai. Fu il barone vostro padre che mi dette la possibilità di acquistarlo. Per me, il vostro signor padre come un santo protettore è stato. E questo lo sanno tutti. E allora come potete pensare che io, di mia volontà, dia ordini contro suo figlio? Beh, ad ogni modo, don Calogero, questi ordini sono stati dati. Vedete, barone Ferruccio, anch'io sono un esecutore, perché anch'io debbo obbedire a qualche cosa di superiore. Beh, la legge dell'onore. Ma l'onore non c'entra col discorso che voglio fare io. Purtroppo sì. Vedete, barone, un uomo si può rovinare per le femmine, come faceste voi, e rimanere un uomo d'onore. Può contrarre debiti e non poterli pagare per assoluta mancanza di possibilità. Sempre un uomo d'onore rimane. Ma quando ha la possibilità di pagare e non lo fa, non è più un uomo d'onore. E voi la chiamate possibilità? Ma, don Calogero, qua si tratta di farsi castrare. Certo, barone. Destacco increscioso, comprendo. Increscioso? Ma, don Calogero, destacco incresciosissimo, direi, scusate. Per restare un uomo d'onore bisogna sacrificare qualcosa. Specialmente quando questo qualcosa è quasi inutile. Ma come inutile, scusate? Senza denaro, caro barone, donne... Beh... E quelle del paese, neanche guardare le potete. Perché le potete guardare? Io? No, certo che non la posso guardare. Scusate. E allora? Senza danari, neanche fino a Taormina potete più arrivare. Già. Invece con un miliardo salvate l'onore. E poi tranquillamente, senza pensieri, il giro del mondo ve potete fare. Ma scusate, don Calogero, io vorrei sapere questo. Se non c'ho più i cosi, i pensieri, come avete detto voi, io questo giro del mondo, che lo faccio a fare? No,
No, mi dispiace, don Calogero, ma io non posso accettare. Perché prima di salvare l'onore di cui parlate voi, la mia coscienza d'uomo, io debbo salvare. Giusto. È proprio questa la risposta che mi aspettavo dal figlio del barone di Filaruta. Ecco. E concedetemi l'onore di stringervi la mano. Grazie, molto gentile. Perché chi osa ribellarsi a me rischiando la vita, degno di grande ammirazione. Un funerale di primo ordine avrete. Fastosissimo. Ciao. 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 Su, salite con la mamma. Fate buon viaggio. Ciao. Mi raccomando, scrivi appena arrivi, eh. Manda bacino papà. Divertiti! Vedrai, è bella la Svizzera, sai? Tieni, amore mio. Grazie. Fai conto che sia il nostro viaggio di nozze. Questo? E beh, allora non abbiamo potuto. Tu avresti potuto. Lo so. I soldi per un biglietto per Venezia c'erano. Il viaggio di nozze da solo mi seccava. Senza di te. Invece adesso pensa, un appartamento al Grand Hotel è tutto spesato. Vedrai, sarà meraviglioso, Adele. Una lunga notte d'amore tutta per noi. Je me suis permis de faire préparer quelques spécialités de notre maison. Vol au vent à la Guillaume-Tell, petit coq à la Bourgogne, salade niçoise. Voulez-vous commencer avec petit coq à la Bourgogne? Dario, tu che dici? Oui. Goûtez, s'il vous plaît. Ça va, messieurs? Oui, oui. Un moment. Oui? Merci. Facciamo da noi. Ah, j'ai compris. Bon appétit, messieurs. Merci. Tieni. Grazie. Champagne! Et voilà, madame. Voulez-vous commencer avec le petit coq à la Bourgogne? Che poi sarebbe pollo. Levez la chandelle. Sì. Ecco. Pour vous, madame, la cochette. Avec des croquettes. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Et pour moi, l'alette avec les fagiolettes. C'est parfait. Oui. Et adesso, massette. Non, madame, avec la main. C'est plus chic. Però, è buono. Non lo credo, con quello che costa. Guarda, guarda cosa ho trovato. Ti ricordi amore al primo bambino? Uno, due e tre, maschio o femmina? Dario. Che c'è? Basta, finiamola. Siamo ancora in tempo, facciamo le valigie e scappiamo. No, oramai ho deciso. Abbiamo sempre tirato avanti lo stesso, non... Ma no, Adele, vedi, se non lo facessi avrei il rimorso per tutta la vita. Devo ubbidire alla mia coscienza. È un tale sacrificio. Già, perché i soldati che vanno in guerra non fanno un sacrificio, non rischiano di crepare, ma devono ubbidire. Ecco, io faccio come se fossi uno che va in guerra e torna mutilato. Ma lo sai quanto danno di pensione ai mutilati? 30-40 mila lire. A me danno un miliardo. Mm?
Tieni. Adele. Adele, ma tu mi vorrai sempre bene. Che dici, stupidone? Ma certo che te ne vorrò sempre. Perché io... perché io te ne voglio tanto. Io... ma... scusami, Adele, ma... ma non so che mi succede. Non importa. Hai già fatto tanto in questi anni. Ma proprio stasera. È naturale, amore, hai troppi pensieri. Mm. Dormi, dormi. Però abbiamo mangiato bene, vero? Mm-hmm. Signor Barone, prego. Devo scendere. Siamo arrivati. Bello. Come dice, scusa? Bello. A me non mi pare. Peter. Faligia. Sì, certo, grazie. Guten Morgen. Io sono il dottor Hinker, primo assistente del professore Schirmer. Io sono il barone De Felaruta. Lo so. Benvenuto nella nostra clinica. Lei ha fatto buon viaggio? Beh, insomma. Venga. Debba andare. Lei non poteva capitare meglio. Nostra clinica è all'avanguardia. Seien Sie willkommen in dieser Klinik, mein Herr. Sie werden sich wohlfühlen. Zimmer Nummer 34. Prego, Barone. Reparto trapianti da questa parte. Hallo? Mi scusi, professore. Ja? Ma che ci stanno facendo a quello? Qui siamo alle soglie del 2000. Quell'uomo è già morto da un mese, ma lui continua a vivere con cervello elettronico al posto di sua massa cerebrale. È vivo? Come morto. Ma allora è morto? Come vivo? Mi scusi, professore. Ja? Mi è scoppiato un gran mal di testa, potrei avere un cachet. Non abbiamo. Un cachet. Mm-hmm. Già, perché i soldati che vanno in guerra non fanno un sacrificio. Non rischiano di crepare, ma devono obbedire. Ecco, io faccio come se fossi un soldato che va in guerra e torna mutilato. Riposo. Morgen, Herr Barbieri. Herzlich willkommen in unserer Klinik. Signore Barbieri, noi la stavamo aspettando. Lei ha fatto buon viaggio? Sapete? Dottor Hinker. Piacere. Prego, da questa parte. Bonjour, Dottor Hinker. Bonjour, monsieur. Nostro nuovo modello di polmone artificiale. È un esperimento abbastanza positivo. Peccato, solo motore uno poco rumoroso. Mm. Bitte schön. Come dice? Prego. Ah, grazie.
Signor Papieri. Ah. Prego, il signor professore la sta aspettando. Eccomi qua. Ah, buongiorno professore, la stavo aspettando. Io sono... Scusi, non è lei il professore? Ma io no, perché non è lei? Io non lo sono, no. No? No. Mi scusi? Scusi lei. Buongiorno, signor. Giorno. Ma. Pronto? Sì? Qui sessione trapianti. Mi passi la banca degli organi. Pronto? Avete ricevuto le schede cliniche di richiesta? Va bene. I rene e i due orecchi sono in arrivo. E l'occhio? Come marrone? Me lo avevamo richiesto azzurro. Ah, ho capito. Non corrisponde al gruppo sanguigno, professore. E va bene. Penso che per questo possiamo aspettare. Mi raccomando. Grazie. Signorina, questo non è il Siero X-38. È l'altro pacco. L'ho messo sulla sua scrivania. Ah, professore, sono arrivati qui tre signori. Ah, buongiorno, cari signore. Buongiorno. Buongiorno. Sono molto lieto di conoscervi. Sono il professor Schirmer. Voi già sapete di che cosa si tratta, vero? Ma state tranquilli, qui siete in buone mani. Vi attendevo con ansia. Ogni nuovo paziente è sempre il benvenuto nella nostra clinica. Suppongo che loro siano stati informati degli esami da compiere. Come, come? Anche loro? Ma siamo in tre. Certamente, ma uno solo sarà il donatore. Tra loro signori sarà scelto colui che possiede la migliore idoneità organica anche nei confronti del ricevente. Scusi, professore, ma allora in questo caso potrei anche non essere scelto io, per esempio? Naturalmente. Permette, professore? Questo non m'era stato detto. Scusi, uno prende una decisione così grave, passa ore d'angoscia. Fa anche una brutta figura con sua moglie. Quale brutta figura? Una brutta figura, mi comprenda. Poi arriva qui e si sente dire facciamo una bella gara. No. Certo. Il signore ha ragione. La ringrazio. Prego. Io sono il barone De Felaruta. E per quanto riguarda me personalmente, la competizione con questi signori qua la ritengo un'offesa personale. Mi dispiace, ma queste condizioni non posso accettare. Arrivederci, professore. Ha ragione il barone. Oh, se ne va anche lei, vero? Non che penso, neanche. Ah, no? Un momento, prego. Che c'è? Signore. Vi ricordo che avete firmato e che avete anche ricevuto un anticipo. Sì? Ha mai avuto malattie? Certo. Polmonari? Due broncopolmoniti. Scrivo. Mortali. Eh? Metabolismo perfetto. Senta, chi è in testa? Prego? No, dico per il momento chi sta vincendo. Ah,
non possiamo ancora dirlo. Per adesso dei tre chi ha maggiori probabilità è lui. Ma... Dottor Hinker! Ja? Ma quello è morto. Morto? Tenga un po'. Ma com'è possibile, professore? Così all'improvviso? Sì, sì. Eh? Mm. Non ho mai visto un encefalogramma così piatto. Sì, è molto piatto. Effettivamente non c'è il minimo segno di attività cerebrale. Ehi, Ciofanotto! Lei non ha niente pensieri? Mi no, mi so tranquillo. Mi scusi, professore, ma questo fatto che non c'ha pensieri è segno grave? No, anzi, il pensiero spesso non giova alla funzione che ci interessa. Ah, meno male, va. Scusi, signor Barone, ma lei è contento? Io? Ma che c'entra? Che contento è contento? Io sono uno che sa perdere. E se lui è più forte vuol dire che toccherà a lui, come a fare. Però avevano detto che era morto. Signor Barbieri, ma a lei ci dispiace che è vivo? Devo dirvi, cari signori, che siamo rimasti molto soddisfatti dei risultati finora ottenuti. Ed ora... l'esame basilare. Controllo di efficienza, miei cari. Certo. Vite, senta, Giovanotto, mi levi una curiosità. Come fa ad essere così allegroso con quell'operazione che deve subire? Arischei? Così posso andare da quelle femmine svesse là e me le sposo tutte a Malorsega. Tutte quante. Mi scusi, ma lei ha ben capito di quale operazione si tratta? Urca! Certo che lo ho capito! I megadito che non posso più avere fiori, ma a me non me ne importa, ecco! Meglio! Così non coloristi! Ma non si tratta solo di non fare figli, ma è che dopo questa operazione uno non ha più, come dire, desiderio di donna! E non c'è diaretta. E non ci mischi? Ma vai a... Ja, il desiderio passa al trapiantato. Cosa? E allora chi sei che va con le femmine svessie? Lu? Ja. Ma per una cifra simile lei dovrà pure dare a lui in cambio qualche cosa, non le pare?
vede, lei... Insomma, si dice fare. Come ce la faccio fare? Senta, Rocco. Signor Rocco. Cosa? Ma forse lei non aveva capito bene. Si si fa anche buon. Si avvicina e omosso. Assassini! Rocco, il dottore ha esagerato. Non gli direte, è anche peggio. Mamma! Ma si calmi. Hilfe! Hilfe! Assassini! Fermate, Rocco! Ma dove vai? Torna indietro! Se se ne va per me è finita. Pigliatelo! Fate presto, rincorretelo! Non lasciatelo scappare! Non capisco perché si sia affezionato tanto a quel bestione. Se se ne va è sempre un concorrente in meno, no? Prendetelo! Lasciatelo! Prendetelo! Lasciatelo! Sta scappando con l'ambulanza! Pigliatelo! Ecco, l'hanno lasciato scappare. Adesso siamo rimasti in due. Bella cosa. Vinca il migliore. Ma mi faccia il piacere, signor barbiere. È uno. Non può dormire, signor barone? Perché lei forse può dormire, Non mi riesce. E allora beva con me, signor barbiere. Beva, beva, beva. Ma guarda un po' in che strana situazione ci troviamo. Lei non può dormire perché ha paura di non essere scelto. E io invece non posso dormire perché sono sicuro che sceglieranno me. Signor barone, mi scusi, ma perché è così sicuro di essere lei il prescelto? Potrei esserlo anch'io. Lei? Permette che mi faccia una rasata, signor barbiere. Sì, e se la faccia? E allora? Ma scusi lei, ha mai sentito parlare delle mie famose notti di Taormina? No. No? No. Ah, ecco perché si illude di poter essere lei il prescelto. Ma lei dove vive, signor barbiere? A Roma. Ma che Roma è Roma, ma faccia piacere, beva, signor barbiere, e si tenga informato sugli avvenimenti mondani. Signor barone. Cos'altro vuole? Posso farle una proposta? Che proposta? Perché non dividiamo a metà? Gli organi? Quali organi? E che cosa? Se spieghi? Il miliardo. Invece di starci a disperare tutti e due, di soffrire, toccherà a me, toccherà a lei. Noi facciamo un patto. A chi tocca, tocca. Dividiamo il miliardo. Che ne dice? Io mi faccio un'altra rasata, se lei me lo permette, signor barbiere. Ma insomma, l'ha capito o non l'ha capito che io sono quello delle famose notte di Taormina? Taormina, l'ho capito. E allora che insiste, scusi? Insisto, perché se sono stato prescelto fra migliaia di concorrenti, significa che anch'io qualche cosa ce l'ho. Lei? Sì, signore. E lei continua a dire le notti di Taormina da qua, le notti di Taormina da là. Io ho fatto 14 figli. Tutto qua? Già, ma mia moglie prendeva sempre la pillola. Quindi, se permette, adesso egregio, signor barone, la risata me la faccio io. E se la faccia, signor barbiere, se la faccia. Posso? Prego. E allora? Questa rosata che mi ha promesso?
Non mi viene. Non ci viene? Mi viene da piangere. Signor Barbiere. Sì. Anche a me. Professore. Ha visto? Mi dispiace. Lo sapevo. Congratulazioni, signor Barbieri. Lei sarà il donatore. Grazie. No, un momento, come? Non ho capito, un momento. Ma come, lui? Guardi un po' qui. È sicuro? Ha fatto male a non accettare la mia proposta. Io gliel'avevo detto. Signor professore, posso dare la buona notizia a mia moglie? Ma, se lei crede. Signor barone. Un momento. Signor Barbieri, eh? A me mi sta bene, ma com'è possibile questa cosa? Ha vinto il migliore. Lui il migliore? Ma non è per caso raccomandato il signor Barbieri? No, perché a me mi pare assurda questa cosa. Grazie, è già qui. Good morning. Buongiorno. Io? Io? Senta, quello che lei fa, quello che lei vuole da me è... Orribile? Sì, orribile, ingiusto anche. E tutto questo solo perché lei è ricco e io no. E non le pare un buon motivo? No, signore caro. Col denaro non si compra tutto. Io le sto dimostrando il contrario. Ma è vergognoso. È un sopruso. Scusi, solo perché oggi la scienza dà la possibilità di procurarsi un cuore nuovo, un rene, un fegato e forse domani anche un cervello nuovo. Lei ne approfitta subito. Mi vuole spiegare perché? Io, che sono ricco, non dovrei comprare la cosa più preziosa che c'è. La vita, la giovinezza. Sì, ma lei la ruba ai poveracci come me. Caro signore, lei piace o no? La differenza tra chi ha e chi non ha, tra chi può comprare e chi no, sarà sempre più forte. Perché sarà anche biologica. Senta, quello che lei dice è... mostruoso? Ecco. E non mi suggerisca sempre, lo so quello che devo dire. È mostruoso, sì. Caro signore, perché se la prende tanto? Adesso anche lei è ricco, vero? E ora vorrei finire il mio solitario. E lei giusto il solitario può fare. Ah, e si ricordi, quando avrà dei figli, saranno figli miei. Miei, caro signore. A questo non ci aveva pensato, eh? Get out! Sì. Ah, e il primo lo chiami Dario, come me! A richiesta dell'interessato, questa clinica certifica che il barone di Filaruta non è stato sottoposto a trapianto delle gonadi. Non per sua volontà, ma per motivi psicofisiologici, gli è stato preferito un altro donatore. Signor barone, nella vostra condizione. Bentornato, signor barone. Permettete che vi abbracci. Grazie, grazie.
Grazie. Grazie, io sono veramente emozionato da questa bellissima accoglienza, ma devo mostrarvi il documento. No, lasciate stare, nessun documento, signor Barone, noi vi crediamo sulla parola. Signor Barone, la nostra forte Sicilia. Certo. Bravo, bravissimo. Grazie. Vi volevo mostrare il documento. Ma non occorre, signor Barone. Su tutti i giornali c'è scritto della riuscitissima operazione. Abbiamo letto, donatore sconosciuto. L'ha letto? De me? Sì. Ma no, vede, signor sindaco, e lei non mi fa parlare, io ci volevo dire questo. Noi comprendiamo perfettamente la ragione dell'incognito, ma state tranquillo, qui lo sapete, è tutta gente discreta. La notizia non uscirà dal paese. Vi ringrazio, ma tornate a casa, Domenico, diglielo. Calma, calma, tranquilli, a casa dovete tornare. Insomma, vittima del capitalismo sfruttatore, vi comprarono col vile denaro, incideremo il vostro nome sul mambo. Ma che comprato, nessuno m'ha comprato. Viva il barone! Viva il barone! Tornate a casa, calma, per favore, lasciatemi solo. Come il signor barone deve riposare. Vabbè, pigliate qua. Calma! Ecco, pigliatevi i denari e andate a comprare un bicchiere di vino e bevete alla mia salute. A me. Alla mia salute. A me. E questo chi l'ha mandato? Omaggio dei cittadini di Filaruta. Che accoglienza festosa, eh? E poi è tornato tutto come prima. Come prima, lo vedo. Ora andate a riposare, che nelle vostre condizioni ne avete bisogno. E certo che è una bella emozione essere accolto da trionfatore. Questo è il bicchiere del miliardario. Anche il capostipite mi hanno redato. E potrei approfittare della situazione. Ma quanto può durare? Prima o poi se ne accorgono. No, è meglio chiarire subito ogni cosa. Tanto io sono a posto. C'ho la dichiarazione della clinica svizzera. Documento inoppugnabile. Nessuno mi può dire niente. Buongiorno, signora. Buongiorno. C'è il signor sindaco? Che volete? Ci devo parlare. Entrate. Turi, c'è il signor barone. Ah, vengo subito. Intanto offri qualche cosa al signor barone. Non ho più niente da offrire al signor barone. Devo prima parlare con tuo marito. Credevo di impazzire quando sei partito. Beh, te posso capire. Che cosa provi, che... Più niente provi. Beh... Meschino, anche il desiderio te levarono. Beh... E solo beh sai fare, come una pecora sei. Beh... Una volta invece. Ferma, D'Angelina, ferma. Ma che strano, ho quasi impressione a toccare il tuo corpo. Eppure ti desidero ancora. Ma... No, ferma, Angelina, ferma. No, Angelina, ferma, dove vai? Angelina, dove vai? Fermati. Te l'avevo detto da stare ferma, Angelina. Ma che ti picchio, bella madre. Che ti sento, Angelina, ti sente male? Signora? Si sente male, signora? Signora, ma che si sente male? Si sente male, signora Angelina. Angelina? Signora? Signora? Che fu? Che fu? Non lo so, mentre parlavamo all'improvviso feci... Ah, e svenne. Signora Angelina, si sente un poco meglio ora? Angelina? Come sta, signora? Angelina. Signora. E che pensi? Il diavolo. Il diavolo? E per svenire così. Già, certo. Ride. E ride. Allora ti senti meglio. Certo, se ride. Molto meglio. Ora. Hai bisogno di niente? Posso andare? Certo, vai. D'altronde io non ti vorrei lasciare sola, ma ho un impegno importantissimo. Non ti preoccupare, vai. La riunione al consiglio comunale. E tu sai che non posso mancare. Mi dispiace, signor Barone, devo andare. Prego. No, un momento, signor sindaco. Mi scusi, io devo parlare con lei di una cosa molto importante. Ah. Che fa, signora? Se il signor Barone potesse restare con me fino al tuo ritorno, in caso di bisogno improvviso... E al mio ritorno parleremo di questa cosa molto importante. La prego, rimanga con mia moglie. Certo, se lei me lo chiede in questo modo io non mi posso rifiutare, ma lei lo capisce le convenienze con una signora.
Non me lo consentono. Mi perdoni, signor barone, ma non è più il caso di avere certi scrupoli. Ormai... Ma che ormai, ormai? Ma non si preoccupi. Ma venga qua, signor sindaco, le devo mostrare il documento. Signor sindaco! Ferruccio, ma che ci devi dire? Ma come che ci devo dire? Ci devo far leggere questa lettera, hai capito? E che ci sarà mai scritto di tanto importante? È importantissima. È la dichiarazione della clinica svizzera che dimostra che io non... Dammi qua. Passione mia. No, no, lasciami stare, ci devo andare a parlare. Dammi la lettera. Ma che fai? Peggio, Marge, la stufa chiusa, ci dimentichiamo. E che facciamo? Non lo vedi? Anche lui? Sì, signore. Mentre stavamo parlando di là in salotto, tutto a un tratto gridò: mi manca l'aria, mi manca l'aria. Entrò qui dentro e mi cadde sul letto. Sul letto? Sul letto. È svenuto pochi minuti fa, meschino. Certo, l'operazione che ci fecero. Ma sicuro. Mi era passato proprio di mente, poveretto. Lasciami solo. E perché? Io ci guardo. Dove? L'operazione. Andiamo. No, no, lasciatemi, lasciatemi, mi fate male. Signor, non tagliate, barone. Non tagliate. Dottore, basta, lei è un disgraziato, no. Un gonnuto. No, non sono il dottore, facendo sono male. Il sindaco, non sono il lei dottore. Non è dottore, non è gonnuto. No. È vero, la sua signora. E dove sono? Che ci faccio qua io? Che è successo? È svenuto. Io sono svenuto. Sì. E quando? Prima. Ah, sì. E ora mi ricordo. Stavamo di là con la signora parlando. A un certo momento io ho gridato: mi manca l'aria, mi manca l'aria. Sono venuto da qua e sono svenuto. Signor barone, ci vado a prendere un liquore? Molto gentile, grazie. Prego. Vai. Ora, ho visto come sono svenuto. E allora, signor barone, che cosa mi voleva dire di tanto importante poco fa? Io? Che cosa ci volevo dire? Non me lo ricordo. Sa com'è, questo incidente che mi è capitato mi ha indebolito un poco la memoria e non me lo ricordo. Ma come, signor barone, non se lo ricorda? Che cosa? Me ne parlava poco fa. Io? Si tratta del denaro. Il signor barone dice che ci vorranno ancora un poco di giorni prima che arrivi. Non è vero? E cerchi di ricordare, signor barone. Del denaro? Eh già, proprio del denaro ci volevo parlare. Sa come sono queste banche e il clearing, lei mi capisce. Ma se vi serve, che so, un anticipo, ma saremmo tutti onorati di darvelo. No, grazie, molto gentile, non ho bisogno di... Ma non fate complimenti, se ne avete bisogno. No, adesso ho bisogno solo di un poco di aria. E non sellare. Signor barone. Passiamo le mani, signor barone. Bentornato, signor barone. Signor barone. Bentornato, barone Lussissimo. Bentornato. Buongiorno, don Galoggio. Caro Ferruccio. Ben arrivato, Ferruccio. Buongiorno, come ben arrivato. Bene. Ora spero che tu tornerai nella nostra povera parrocchia. Scusate, don Labore, volevo dire due parole a questo. Dopo, vieni con me. Ma quello non mi saluto. Vieni con me, ce lo dici tu. Ci sono tante cose di cui ti devo parlare. Ma come si chiama, don Labore, quello col baffo? Della nostra chiesa. Perché non salutaste il signor barone? Uomo d'onore, ah? Per me è uomo casciato, Tu devi dare un po' di denaro alla chiesa. Mm? Certo, ma guarda in che condizione si trova. Un po' di denaro alla chiesa? E ora sei ricco. Ma che ricco è ricco, don Labore. Come sarebbe? Non posso parlare.
A me puoi dirlo quello che hai. Apriti tranquillamente. Posso. Don Laborio. Ah. Ma quello che si dice in confessione rimane un segreto per la vita e per la morte? Segreto inviolabile. Ma posso fedare? Certo. E allora mi voglio confessare. Ah, sì. Ne sono felice per me. Mi voglio confessare, non posso più vivere con questa cosa dentro. Se no scoppio. Allora, andiamo di là nel confessionale, Don Laborio? No, no, la facciamo qui, è lo stesso. È una confessione irregolare? Regolarissima. Ah, sì? Ah. E allora state massimo, Don Laborio. Parla pure. Dunque, vuoi che non so se... Santo cielo, santo cielo, che guaio. Ma capitò sotto mano. Sei un incosciente. Fu la signora che mi trascinò, per la verità, eh. E ora che fai, eh? Non lo so. Io vorrei sapere che cosa fai ora. Non lo so, Don Laborio. Mi sono confessato per avere un consiglio da lei. Non lo so quello che debbo fare. Ma che consiglio vuoi che ti dia io? Inventa una scusa e scappa. E ma come scappo, Don Laborio? Non c'ho più una lira. Quei pochi soldi che mi erano rimasti li ho distribuiti ai poveri. Ah, sì? Ho un'idea, Don Laborio. Il signor sindaco, quando sono andato a trovarlo, mi ha offerto del denaro. Lo posso accettare? No. E perché no? Non lo puoi accettare. Ma il signor sindaco me lo offre spontaneamente. Sentimi, Ferruccio. Cornuto, ormai passi. Ma anche ciuffato mi pare un po' troppo, eh? Come v'è messo, Don Liborio? Ah, venite, venite pure avanti. Signor Barone. Buongiorno. Disturbo? No, 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 stavamo parlando di cose così senza importanza. Che c'è, Don Ferdinando? Signor parroco, sono venuto per chiedervi un grande favore. Se posso. Siccome mi trovo nella assoluta impossibilità di assentarmi, voi dovreste accompagnare la mia signora a Catania col treno delle 16. No, 16:08 per la verità. Quello. Mi dispiace, ma oggi ho la funzione mariana. E come faccio? La mia signora ha l'appuntamento col medico. Improrogabile, con chi la mando? Io solo di voi mi posso fidare. Sì, lo so, capisco, ma io vi ho già detto che non posso. Signor Barone. Signor Barone. Che c'è? Posso osare... Che cosa? Se magari la poteste accompagnare voi, mia moglie, a Catania. Io? Ma io per me volentieri, non so se per voi... Scusate. Margherita. Margherita. Margherita, vieni qua. Buongiorno, Don Liborio. Buongiorno. Tu conosci il signor Barone? Allora, signor Barone, me la fate questa cortesia? No. No? No, non può. Il signor Barone ha un impegno. Io? Eh? Ah, c'ho un impegno. Però lo posso rimandare. No, ti ho detto che non puoi. Non lo posso rimandare. Ma scusate, Don Laborio, voi che c'entrate? Se il Barone è così gentile, lo saprà lui se può o non può. Signor Barone, voi potete. Don Ferdinando, io posso. Cavalier servente è diventato. Tutte le volte che accompagna a Catania la mia signora, il barone si comporta con lei come con una sorella, premuroso, servizievole. E alla mia signora, sapete che cosa ha fatto la mia signora? L'ha messa in piega. L'ho visto con questi occhi. L'altro giorno entro in casa e che ti vedo? La mia signora in sottoveste e lui che la cotonava. Ah, buongiorno, Don Giacinto. Buona stai. Simpatico, Don Giacinto. Don Giacinto, ci piace la sua signora con questa pettinatura bizzarra che ci vise, eh? Questo è niente in confronto a quello che mi è successo 3 giorni fa. Figuratevi, entro in casa e che vedo? Ricamava con mia moglie, sembrava addirittura che ci provasse gusto. E per forza, al suo gusto non può più provare. È vero, Don Laborio. E che volete che sappia io? Signori, io ho molto lavoro, scusatelo. Buongiorno. Ebbene, no, ma perché si arrabbia tanto? E per forza, ci sfottete il barone. Ora il barone è come un prete. Lupus in fabula. Guardate, guardate, un altro ritratto alla mia signora ci fece. La mania della pittura ci pigliò. Buongiorno, signor Barone. Signor Barone, possiamo avere l'onore?
No, grazie, molto gentile. Sono un poco stanco, vado a riposare. Pitturai un poco troppo questa mattina. Mi dispiace. Arrivederci. Arrivederci. Di che cosa stavamo parlando noi? Signor Barone! Arrivederci, don Galoggio! Un momento! Notizia da Zurigo! Eh? No, niente ancora, don Galoggero! Fece una lunghissima telefonata da Catania. Ci sono difficoltà di ordine burocratico, ma roba da poco conto, però, eh? E dobbiamo pazientare, carissimo don Galoggero! E pazientiamo ancora! Com'è, non salutate più voi altri, eh? Che vi tagliarono la lingua? A noi niente ci tagliarono. Intere siamo. Noi. Gastone, Gastone, il sigaro non si accende con l'accendino, ma col cerino, anzi col prospero, è classico. Scusa, Piano. Dario? Dario, guarda se ti piace questo modello su Vogue. Fai vedere, Adele, fai vedere. Che dici, mi starebbe bene? Questo? Io dico di sì. Poi è bella la scollatura. Sai, vanno molto i merletti, quest'anno. Uh-huh. Hai visto? Sì. Ma perché non vai al défilé così ti prendi quello che vuoi? Io ho tanto da fare, il golf, non ti dico, la caccia, cavalcare il giovedì. Poi le barchette mi prendono un sacco di tempo. C'è Ubaldo, forse è meglio che vada. Ciao, cognatina. Ciao. Ciao, cognatone. Ciao. Dunque è tutto fatto, quel terreno è un grosso affare. È un grosso affare. Un grosso affare. È un grosso affare, me lo hai già detto. Sei un uomo fortunato, sai? Sì. Te lo lascio 2000 al metro. Devo firmare? Beh, prima da un'occhiata, non si sa mai. E tanto firmo sempre. Bella. Beh. Allora noi andiamo, signora. Mi raccomando, Miss Dorothy, un giro breve. Stia attenta che non prendano nulla fuori patto, cioccolatini, caramelle, potrebbero guastarsi l'appetito. Very well. Capito? Allora d'accordo? Molto bene, signora. Accidenti, che bella figliola. È nuova? Sì. Senti un po'. Ma ci sta? Ma a me che me ne importa? Oh. Ma che hai oggi? Ti girano? Ubaldo, sia ben chiaro, a me non mi gira più niente, va bene? Ho capito, me ne vado? Sì. Ciao. Io? Allora mi raccomando, Miss Doro, ti posso stare tranquilla. Sì, ciao, cognatina. Ciao. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Dario, vieni. Sì, cara. Guarda. Anche la governante, ma te lo saresti mai immaginato? Non ti sembra un brutto sogno il passato? Ma guardali. Che si può desiderare di più? Niente. Niente.
Don Liborio! Don Liborio! Don Liborio! Che foto, Ferdinando? Questo cielo, alla Madonna Santissima, devo mettere. Mi fece la grazia, Don Liborio, mi fece la grazia. Calma, calma, Don Ferdinando. Quale grazia? Mia moglie è in stato interessante. Sì, in stato interessante. La cura di Catania. Miracolosa fu. La Madonna mi ascoltò. E lasciate stare la Madonna. E perché devo lasciare stare la Madonna, Don Liborio? Io ho detto di non immischiare la Madonna in questa faccenda. Ma come siete stato voi a dirmi di pregarla, di avere fede, che mi avrebbe fatto la grazia? E adesso che me l'ha fatta, ce la devo mettere questo cero. Voi non metterete nessun cero, avete capito? E perché non ce lo devo mettere, Don Liborio? Perché lo so io. Guardate qua! Lo so io il perché. Lo so io il perché. Incomprensibile. Incomprensibile. Signor Barone, quel Salvatore è proprio una malalingua, Ma lo sapete cosa mi disse l'altro giorno? Ah, Domenico, non ricominciare, lo sai che non mi interessano questi pettegolezzi della servitù. Che te disse? Mi disse testualmente, come sta il tuo padrone, il barone Castruccio? Sì, signore, invece che Don Ferruccio, Don Castruccio. Ah, così ti disse, sto figlio di gran bottana. Ma io lo pigliai per il bavero e ci dissi, fetuso, come ti permette d'offendere così un povero mutelato? Lascia perdere, Domenico, vai, lascia perdere, lasciamo andare, che queste tutte una massa di gran gonnote sono. Calmatevi, signor Barone. Ma uno di questi giorni se me fanno girare. Bisogna rassegnarsi a questa disgrazia. Bacio le mani, Don Liborio. Vattene via tu. Buonasera, Don Liborio. Lo vedi questo? Certo che lo vedo. Tu lo sai che cos'è questo? È un candelotto. Vuole un poco tuo, Don Liborio? No! Che c'è, Don Liborio? No! Che? Questo è il simbolo del tuo sporco tradimento! E calmatevi, Don Liborio, non è caso, calmatevi! Adesso basta, sai! Basta, sì! Adesso basta, hai capito? Hai sempre rimandato la partenza perché volevi sfogare i tuoi bassi e volgari istinti peccaminosi con queste disgraziatissime femmine! A tutte quante riuscite a farci il gitato, eh? No, a tutte! Non a tutte, Don Liborio, no! Mi dispiace, non a tutte! E poi la colpa è dei mariti! Sì, fanno l'ironia, pigliano in giro! E io mi devo pure sfogare in qualche modo. Tu sei un mascalzone. È un mascalzone. Che fate, Don Liborio? Quella è roba mia e le camicie sono mie. E ora senti bene quello che ti dico. O tu te ne vai subito, ma subito. O io mi spoglio di questo abito talare e dico la verità in faccia a tutti quanti. Per carità, Don Liborio, mi volete far ammazzare. Ammazzare, Parti subito col primo treno, domani mattina. Incosciente, io lo dico per il tuo bene, prima che sia troppo tardi. E va bene, Don Liborio. Faccio come dite voi, me ne vado, sì, me ne vado. Patto, tanto, basta. Che ce ne manca a fare? Bene, ti fermerai a Messina. Sì. In casa di Don Paolo. Sì. C'è un gruppo che parte domani, andrai con loro. Sì. E ci sono donne in questo gruppo, Don Liborio? Che cosa? Se ci sono donne in questo gruppo. Missionari sono! Missionari, va bene. Scusate, Don Liborio. Dove vanno questi missionari? Al Congo. Così lontano. Arrivederci, Domenico. E ce la porto io, signor Barone. Ce la faccio. Certo, certo. Barone illustrissimo, finalmente li picchieremo questi benedetti denari. Don Liborio ci disse della vostra partenza per Zurigo. Venite, vi accompagno io alla stazione. Ecco. Con l'aiuto di Dio arriva il momento, E allora che fai, Ferruccio? Ti decidi o no? Disgraziati. Su, andiamo, facciamo presto, altrimenti perdiamo il treno. Avete visto Don Liborio, queste disgraziate? Non ti devi preoccupare, ora devi partire e basta. Signor Barone, mi raccomando, noi aspettiamo. Sì, aspettate. Fate buon viaggio, signor Barone. Grazie. A me, se fosse possibile, l'accredito magari me lo fate sulla banca svizzera, eh? Sì, certo. Anche voi depositate in Svizzera? Io? È naturale, dove devo depositare? E lui ci è abituato a depositare le sue cose in Svizzera. Calma di Ferruccio. Signor Barone, nel momento in cui vi recate a ritirare quei danari che tanto contribuiranno al benessere del nostro paese, io rivolgo all'ultimo nobile discendente di Filaruta... Per forza, ultimo! Su. Io rivolgo un fervido augurio e un deferente ringraziamento. Bravo! E allora, buon viaggio,
Ezia! Ti dimenticasti, cappone per Marina! Ma Damaggio me l'avevi scordato, da mille! Signor Barone, non siete più solo, ci avete i colleghi capponi! Grandissime connute! A me all'operazione non me la fecero, non me la faranno mai! E fatelo sapere a tutto il paese che il signor Barone, intero e granitico come mammo è! Che fate, non radete più, ah? Faccia brutta ci avete! E fatevela un'altra bella arresata sopra questo mammo, fatevela! Che tanto io me ne vado al Congo! E qua non ci metto più piede. Figlio di puttana. Ora mi sento meglio. Mi sono sfogato e mi sento meglio. Che fare, Lenda? Sei affamato? Che manovra fa? Scusi, signore. Ma che fa? Lo sperdoso. Bezza magica. Consegnatela a me, a sto grande sgraziato, nella cancelliva lo voglio affogare! E io che pure le spese di campagna se pagai! Dai cani lo voglio fare sbranare questa giuda! A me, aspetta! Che ritratto ci fece a quella povera bottana di mia moglie? Sotto il diretto della 333 lo dobbiamo buttare! Ma vuole buttare? Silenzio! Lasciate parlare a Don Calogero! Qui non ci si fa giustizia da soli. Ci penso io per il bene comune, ma con tutti i rispetti e nella legge. Un momento. Potrei fumare una sigaretta? Grazie. L'ultima sigaretta della mia vita. Una nazionale. Signor Barone, sa fuma tutta la sigaretta? Sì, signora, me la fumo tutta. Signor Barone, ci potrebbe fare male. Perché la lupara fa bene. Non scherzasse, signor Barone. E tassa la sigaretta. Via giacca. Suggerezza, signor Barone. No. Il barone di Felaruta non muore di schiena, come un trattatore. Voglio essere fucilato di fronte. Ma così di profilo, eh? Sparate. Fermi! Don Calogero ha cambiato idea, ha deciso diversamente. Questo del trapianto è un ramo molto, molto interessante. Qui da noi materia prima ce ne ha sciavottere. Anzi, mi voglio mettere in contatto con Don Gennaro a New York. Dovete ringraziare i vostri creditori. Fortunato siete. Potrei sapere dove mi portate? Moto. Sono molto contento di suo ritorno, barone. Don Calogero, voi avete ragione, ma qui offro solo 300 milioni. E noi abbiamo insistito, ma sono 300 e non una lira di più. Certo, rispetto a un miliardo, ma c'è concorrenza. La concorrenza a buon segno, significa che c'è mercato. Il barone come sta? Tranquillo, Auguri per l'operazione. Mi scusi, lei non è il signor Barbieri? Signor Barone? E che ci fa lei qua? Compro lei. Io. E 300 milioni. Oh, guardi, signor Barone, che 300 milioni sono una bella cifra, sa?
Ma lei pigliò 1 miliardo. Lo so, ma i prezzi sono ribassati e ribasseranno ancora. Ah, sì? Se avrà pazienza, fra qualche tempo anche lei potrà ricomprare. Ah, lei crede, signor Barbieri? Credo, ne sono sicuro. Speriamo bene, Auguri. Grazie. Andiamo.